Enjoy the silence. Manifestazione a Pavia, che noi chiamiamo capitale della pelliccia, pensavano di vedere gli allevamenti, ma cose forse qualche anno fa, ultimamente no, questa è una bella suor di Pavia, perciò io fin da piccola diciamo che ho così respirato l'aria della pelliccia, poi una volta laureata mi sono inserita nell'azienda di mio padre e poi molto Chanel, devo dire, perché diciamo è una moda che dura nel tempo, non è una moda che si consuma nel giro di una stagione o di pochi mesi, ma una giacca di Chanel è un capo che una donna può tenere nel guardaroba per parecchi anni. Non penso ci sia una chiave, penso che l'importante è fare il proprio lavoro con passione, con amore, cercando sempre di scoprire cose nuove, anche nella pelliceria, che è sempre stata un'immagine, magari tra virgolette, un po' da signore. Io ho voluto svecchiare la pelliccia, renderla giovane, creare questi colori, questi piccoli pezzi, che la pelliccia, oltre la pelliccia tradizionale, è fatta anche di piccoli pezzi, come i gilet, i coprispalla, le stole. Alle 7 del mattino mi sveglio presto e poi diciamo la mia giornata la dedico quasi interamente al mio lavoro, perché lo faccio con passione, o faccio shopping, oppure dedico a me stessa magari il tempo libero per curare me stessa, per essere sempre, poi avere l'energia, essere pronto sia per la famiglia che per il lavoro. Anzi, ho due figli, perciò dedico tempo anche ai miei figli, a mio marito, specialmente nei weekend che passiamo insieme, anche se ormai i ragazzi sono grandi. Devo dire che anche oggi si è dato da fare, lui diciamo nel mondo delle produzioni, degli spot pubblicitari, perciò anche lui diciamo conosce giornalisti, stampa, perciò tante volte, no, secondo me sia per la ventenne che per la quarantenne, perché io vedo che oggigiorno le mamme si vestono come le figlie e le figlie come le mamme. Io metto le stesse cose che mette mia figlia, sempre nel limite, non magari le minigonne. Però c'è un momento in cui la mamma si veste come la figlia, perciò il gilet colorato è bello in montagna per me, è divertente con un paio di jeans per mia figlia.